Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da parte di Marco Dalla al nostro quotidiano appuntamento con analisi dei mercati. Penultima seduta di settimana in forte ribasso per tutti i listini mondiali. Partiamo innanzitutto dall'andamento di Wall Street che, come possiamo vedere da questo grafico dell'S&P 500 su time frame H4, ieri ha registrato un forte movimento ribassista. Tutti e tre i principali listini hanno difatti terminato a fine giornata con una discesa prossima al punto e mezzo percentuale. Che cosa è accaduto dal punto di vista tecnico? Dopo l'ottimo movimento intercettato al rialzo proprio alla vigilia, il futuro americano si era portato nella nottata a testare il target definito, 1874 punti, livelli che sono stati ritestati nuovamente nella tarda mattinata di ieri e da cui si è definito poi a seguito appunto del test di questa resistenza statica sicuramente molto rilevante, il movimento ribassista che è ancora attualmente in corso, una chiusura molto negativa in prossimità del minimo di giornata, appunto un movimento ribassista che sta proseguendo anche nelle ultime ore. Attualmente l'S&P si trova in area 1837 punti e ribasso che potrà ulteriormente protrarsi fino a 1830-1828 punti. Questi rappresentano i primi livelli supportivi dove gli indicatori, come già stiamo vedendo anche in queste ultime ore, potranno essersi completamente scaricati, portarsi quindi in area di ipervendute da cui si potrà definire quantomeno un movimento di rimbalzo tecnico, almeno nel breve, prima però di assistere nei prossimi giorni, nelle prossime sedute, ancora una prosecuzione di questa tendenza ribassista. Andiamo ad analizzare anche l'andamento dei futures europei, anche qui forti cali ieri per tutte le borse del vecchio continente. Ancora una volta il DAX continua ad essere il listino maggiormente venduto, più debole proprio nelle ultime giornate e non avendo superato quello che era un primo livello di resistenza nella giornata di ieri, ovvero 9.237-9.240, la tendenza ribassista ha trovato ancora una volta conferma e ha visto la prosecuzione del movimento discendente, che proprio nelle ultime ore, con l'apertura dei mercati di oggi, si sta portando a contatto con una prima fascia di supporto posta tra 8.917 e 8.878 punti. Ecco, qualora questi livelli dovessero effettivamente riuscire a sostenere l'andamento del DAX e a configurare anche i primi pattern candlestick di indecisione, ancora media di inversione, potremo avere una fase di recupero sul futuro tedesco, con la possibilità di rivedere quantomeno in prima battuta 9.082 e in caso di superamento successivamente 9.258 punti. Giornata decisamente negativa anche sul nostro listino principale, sul FTSE MIB, dove ancora una volta ovviamente rimane confermata la view ribassista su base settimanale a seguito del movimento di ritracciamento che è avvenuto proprio venerdì scorso, facendo chiudere il nostro futuro in corrispondenza delle resistenze su base settimanali. Per quanto riguarda l'operatività di più breve termine, abbiamo visto la definizione di un triplo massimo con il relativo movimento discendente intercorso nel pomeriggio di ieri. Anche qui una chiusura sul minimo intraday, quindi un segnale assolutamente ribassista, 20.518 punti. Come comportarsi nelle prossime ore? Da segnalare un primo livello supportivo, stante a 20.424 punti, che in caso poi anche di eventuale successiva rottura causerebbe un ulteriore movimento ribassista fino a 20.100 punti. Spostiamoci adesso sul mercato valutario. Ieri una giornata sicuramente molto interessante, in primis sull'euro-dollaro, che ha visto proprio in avvio di seduta una definizione di nuovi massimi di periodo, che ha portato altresì al test delle principali resistenze, livelli molto molto importanti su base settimanale, posti tra 1,3955 e 1,3966 e livelli che qualora non venissero superati con conferme su base settimanale nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, potranno causare una vera e propria inversione di tendenza sulla moneta unica. Per quanto riguarda anche qui l'operatività di breve termine, nella giornata di ieri avevamo come primo obiettivo area 1,38 e 99, livello che poi è stato violato assolutamente con decisione nel pomeriggio e ha portato una prosecuzione delle vendite sulla valuta europea. Da monitorare per la giornata di oggi, i primi due livelli supportivi posti tra 1,3844
1, 38 e 35. In caso di tenuta, da qui si potrà definire quantomeno un rimbalzo tecnico prima di tornare nuovamente a scendere. A seguito ovviamente anche della debolezza che abbiamo descritto in precedenza sui mercati finanziari, un forte movimento ribassista si è configurato sul cross valutario dollaro americano contro yen giapponese, come già evidenziato da più giorni, a partire proprio dallo scorso venerdì pomeriggio, a seguito del test delle resistenze evidenziate 103,60-103,68, avevamo portato e definito una view ribassista per le giornate successive. 102,63 e soprattutto 101,89 rappresentavano gli obiettivi ribassisti che sono stati raggiunti proprio nelle ultime ore. Attualmente ci troviamo in area 101,71, ci sarà una possibilità quantomeno nelle prossime ore di assistere ad un piccolo tentativo di rimbalzo, attenzione a nuova debolezza sotto 101,20, che causerebbe con ogni probabilità la definizione anche di nuovi minimi di periodo. Molto tecnico, molto preciso il movimento che si è configurato anche sottostante, dollaro americano contro franco svizzero, testati ieri dei livelli supportivi anche qui molto molto rilevanti, stanti tra 0,8709, 0,8693, anche da un punto di vista di timing, di analisi temporale, ieri abbiamo evidenziato un'area di possibile inversione. Un primo movimento positivo, assolutamente significativo, si è configurato soprattutto nel pomeriggio, raggiungendo quelli che erano i primissimi target a rialzo, 0,8750, 0,8757. Da questi livelli si potrà definire qualche presa di beneficio nelle prossime ore, prima di ripartire nuovamente a rialzo verso i successivi obiettivi indicati. Andiamo a vedere quelli che saranno i dati macro più importanti da seguire quest'oggi. Sul fronte europeo avevamo praticamente l'unico dato di quest'oggi, la pubblicazione alle ore 8 dell'inflazione tedesca su base mensile, che è stata esattamente in linea con il consensus del mercato. Da monitorare poi alle 10.30 quella che sarà la pubblicazione della bilancia commerciale del Regno Unito, rivista in leggera discesa, e per quanto riguarda Wall Street alle 13.30 la pubblicazione dell'indice dei prezzi alla produzione e alle 14.55 il dato preliminare dell'Università del Michigan. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.